Magari vi velocizzo il tutto così almeno siete sicuri che siamo sicuri che non c'è niente. Ho capito che cosa è successo. Praticamente ieri, mentre stavo facendo il aia, ascolta ancora un po' la cosa. Forse perché ieri mentre stavo sistemando qua, non mi sono accorto che qua questo quello qua si è abbassato leggermente e quindi ha causato da questo cosino qua. Infatti, proviamo a vedere come si comporta l'amico. Magari lo sposto un po' più vicino, proviamo. Ragazzi, volete sapere una cosa? Non oscilla. E questo è già un passo avanti. Infatti vi dico, non sta neanche oscillando. Cioè, non oscilla, l'altro scatolone che avevo usato una volta, continuava a fare così, guardate. Cioè, lo uscirà troppo? Mannaggia miseria. Questo sì che non aveva fatto bene. Beh, dai, sono contento che funziona, dai. Sono contento. Cioè, uscirà pochissimo, ma è un miracolo. Adesso spegniamolo, sennò consuma. Sì, si spegne un po' bruscamente, ma fatalità. Non è colpa mia se fa così. Adesso, visto che sono tanto fanatico, provo a metterci dentro una campanella, vediamo un po' cosa succede. Secondo me la sta ammazzando dal via. Avete visto che buco che ha fatto? No, dai. È incredibile, non oscilla. Non oscilla. Dai, è già un miracolo, ragazzi. Comunque, il video finisce qui. Ci sta facendo un po' di aria, infatti adesso lo devo spegnere perché sennò mi manda l'aria tutta addosso e non è ancora caldissimo per tenerlo acceso. Comunque fa il suo dovere, dai. Se volete magari vi faccio una seconda parte così vedete che lo dipingo insieme a voi. Scusate un attimo che lo spengo, così vi faccio i saluti. Allora ragazzi, io vi devo salutare, noi ci vediamo a venerdì la prossima parte e adesso vi registro la seconda parte che lo decodiamo insieme. Detto questo, ci vediamo.